Permesso? Avanti, chi è? Vorrei parlare cortesemente con il cavaliere Lampetti, prego. Ah, non è qui, torni più tardi. Ah, vede, forse il favore che dovevo chiedere a lui, posso chiederlo anche a lei. Vorrei per favore poter visitare il signor Albert Litzenberger. Ma chi? Il pazzo arrestato ieri? Precisamente, signore. Ma senza il permesso di Lampetti lei non può? Chi si prende la responsabilità? Ah, ma vede, caro signore, io sono medico, il suo medico personale. E sono venuto qui apposta per osservarlo. Lei è medico? Sono medico, il suo medico. Oh, allora va bene, glielo chiamo subito. Grazie. Portate il pazzo. Ma fortunatamente oggi è calmo. Spingere. Anche sembra se spingere, lei con quella faccia lì, ma cosa spinge? Non sembra. Anche lei la smette, ma lo è. Basta spingere, basta. Lo è. Lo è. Ma e anche lei la smetta di spingere, per favore, lo sai, ma io sono cazzo. Ma la smetta di. Io sono fuori. Signor Albert, quando ha finito può accomodarsi. Si accomodi, per favore. Ormai, signor Albert, lei si sarà convinto che non conviene più a nessuno continuare con questa indegna farsa. Evidentemente no. Ma vede, io sto per darle la prova inequivocabile con la quale lei capirà che è assolutamente inutile questa sua finzione. Mia moglie mi ha confessato tutto. Cosa mi risponde? Sono a sua disposizione. No, ma cosa, capito, signore? Si sieda, per favore, si sieda. Vede, io sono più longevo di lei, ho più esperienza. Sì, è più vecchio, sì. E mi permetto di credere che accetterete un mio consiglio. Giurandovi di non aver alcun rancore verso di voi, beh, direi una bugia. Ah, ecco. Per i fatti e per come si sono svolti, lei troverà giusto che io abbia molta antipatia nei suoi confronti. Si figuri, io guarda, la tengo qui, proprio sulla bocca dello stomaco. Esatto, esatto. Mi dà sui nervi. Ma questa antipatia è accoppiata ad una grande riconoscenza. Come? Sì. Lei si sarà anche precipitato in casa mia dicendo di essere stato l'amante di mia moglie, ma poi si è finto pazzo e quindi è salvo il mio onore. No, non credo di capire, signor Carlo. Simulando la pazzia, oggi tutti la credono pazzo e quindi nessuno ha capito che lei è stato l'amante di mia moglie. Mi ha capito adesso? Sì, e quindi? E quindi è salvo il mio onore. Ha capito adesso? Sì, sì, sì. E quindi c'è un'unica, una sola cosa che le chiedo di fare adesso. Mi dica. Lei deve continuare con questa sua finzione. Come? Deve continuare a fingersi pazzo. In modo che tutti continuino a pensare che l'onore del mio nome è no, salvo. No, aspetti, dovrei fingermi pazzo per tutto il resto della mia vita. Come al solito, lei esagera sempre. Come al solito. Non ho detto per tutta la vita, stavo dicendo finché il fatto non è sbiadito. Oh, certo. E allora tutti crederanno in un attimo in una miracolosa guarigione. Ah, certo. E quindi lei potrà finalmente... No, signor Michele. Ah, no? No, guardi, è impossibile. Ma quanto mi dispiace. Vede, il giorno in cui lei riuscirà a convincere anche una sola persona che la sua è stata veramente una finzione, ebbene mi darà tutti i buoni motivi per tirarle un colpo di rivoltella. In un modo o nell'altro troverà giusto che io debba salvare il mio onore. No, aspetti, signor Carlo. Allora accetta la prima condizione. No, guardi, io direi che... Cioè, possiamo... I miei rispetti. No, aspetti. Allora accetta. Accetta.
Oh, sì, ha lodato il cielo. Ha visto che anche lei riesce a ragionare. Ah, quanto ma vuole. Quanto è simpatica, signor vedi, caro. Adesso lei deve continuare, come le ho già detto. Ah, certo. Soprattutto tra poco verranno due gendarmi e la porteranno via in manicomio. Oh, lei continui, sta andando bene. Ma la ringrazio. Sta facendo veramente... per il... È veramente un bravo attore. Wow. Quasi mi rincresce per averla tradita in questo modo, veramente. Perché? Perché, vede... Non è vero che mia moglie mi ha confessato tutto. È stata soltanto una mia invenzione per carpirle la verità. Ah, questo è suo. Arrivederci, signor Albert. Che infame, che storia infame. Io guardo. Oh, mamma mia, adesso sì, fingiamoci pazzo tanto. Ma... Guarda che arriva, che bello! Porca miseria! Ah, signor Albert, lei è qui, ah? Oh, che perspicacia! Ha visto per caso il cavaliere Lampetti? Ah, lo vede qua? No, allora non l'ho visto neanche io! Va bene, me ne vado. No, aspetti, signor Mitchell, venga qui. Ah. È un attimo, una cortesia, una cosa da nulla, sa? Venga, si muova. Sì, arriva. Venga, si muova, ho detto! Piano. È un favore, una sottigliezza, qualcosa che può fare quando vuole, dove vuole, più presto possibile. Anche due per lei. La prossima volta veda di finire sotto un treno, grazie. Io la ringrazio infinitamente per l'augurio. Lei ha la più pallida idea di cosa sia successo? No, cosa? È venuto qui il signor Carlo e ha detto che per salvare l'onore di sua moglie, la signora Bice, o mi fingo pazzo per un paio d'anni, o quello mi spara un colpo di rivoltella, capito? Che guaio! O il manicomio, o il colpo di pistola. Ma quanto, ma quante ne sa, signora? Oh. E lei che cosa ha scelto, il colpo di pistola, vero? No, ma la smetta, non scherzi, la prego. Ah, il manicomio? Oh. Vabbè, ha avuto ragione, io avrei fatto lo stesso. Cosa, cosa? Si riposa, beve, mangia, dorme. E tutto completamente gratis, magari lo potessi fare io. Ah, e poi con quei suoi amici strambi, chissà quanto si diverte. Vada al diavolo, signor Michel, grazie. Si deve rassegnare. Ma sì, tanto quello mi spara, se no. Non ci pensa due volte. Pum. Signor Michel, la smetta. Poi io ieri non ho neanche chiuso occhio, ho dormito sempre là dietro con quei due che mi guardavano. Oh, si vede. Non ho chiuso occhio. Lei è molto provato. Ah, povero giovane, povero giovane. Lei perché è qui, invece? Io sono qui con la mia compagnia perché il signor Lampetti ci deve mortificare per il conto che non abbiamo pagato. Perché? Perché lei pensa solo al suo di dramma. Beh. Non a quello che consegue il suo dramma. Come? Cioè il nostro. Lei aveva garantito per il pagamento delle nostre stanze. Esatto. E ieri mattina, anzi stamattina, è arrivato l'albergatore e ci ha detto: il signor Albert è impazzito e adesso chi gli paga le stanze? Con quella strega della cameriera ci ha portato qua. No, strega, si chiama Pia. Per farci imporre il pagamento. Ma signor Bicelli, queste sono cose da nulla. Appena cose da nulla. Sì. Ci hanno sequestrato tutto. Avevate cose di valore, signor. Ma cose di valore. Allora, no, quindi non mi pare proprio il caso di... Cose che ci servono per la scena. Del tipo? Scenari, costumi, spadine, spadette. Magari anche il pentolone, eh? Anche il pentolone? Lei mi ha rovinato con quel pentolone! E la macchina per fare la pasta! Che disgrazia! Si è preso tutte e due le valigie, il cameriere se l'è portato. Due valigie? Sì, due valigie. Ma allora queste sono cose da nulla, appena arriva il signor Lampetti, arrivo io, pago e guardi, non oh, si preoccupi. Grazie, lei è davvero gentilissimo. Il signor Lampetti sta per tornare, deve tornare in cella. Io non ce la faccio più a stare qui. Oh, faccia il bravo e abbia tanta torni in cella per cortesia. Con questi qua. Oh sì, non spinga! Lei la deve smettere di spingere, io sono un galantuomo, anche voi. Se vi rischiate a spingermi voi due, non si spinge. Allora, se voi... Ecco, ha ricominciato a spingermi, basta, anche lei! E non mi guardi, si deve fare anche i baffi un pochettino, lei signora. Non mi spinga! Non mi va, basta, spingermi! E il delinquente e il galantuomo. E anche lei per cortesia si accomodi in sala d'attesa. Scusi, ma non la vedi che sto parlando? Ma lei parla da solo? Sì, parlo solo? C'è qualche problema? Arriva un momento in cui l'uomo parla da solo. Dunque dicevo, il galantuomo a un certo punto si ribella, e beh, le autorità si arrabbiano e lo fanno mettere in gabbia. E finisce male. Ho finito.
Ma lei chi è? E cosa ci fa qui? Noi siamo venuti qui con la mia compagnia perché il cavalier Lampetti ci deve mortificare a proposito di un conto che non abbiamo pagato, sa? Comunque si accomodi e aspetti il signor Lampetti in sala d'attesa, sì, come tutti gli altri. Però io sono infermo. Sì. Non serve indagare, si vede così a occhio. Si vede. E non rida. Va bene. Potrei avere la precedenza, un'agevolazione. Va bene. Però adesso si accomodi. Ok, e va bene. Ma non spinga! Ma chi la sta toccando? Lei ha fatto così col dito. Poi io mi sento male e sveglio. Ah, però adesso per cortesia si accomodi. Sì, e vado. Ma non appena signor Lampetti tornerà. Buongiorno, signor Lampetti, grazie. Prego, signora, venga, si accomodi. Dunque, lei sostiene che Alberto Litzenberger non è pazzo. Lo posso provare? Badate, signora, io lo dico per lei. Se le cose stanno come dice, lei ci tira la colpa da sola e ne va della sua reputazione. No, guardi, la colpa non è mia e se mi presterà ascolto per 5 minuti se ne renderà conto. In realtà, la colpa è di mio marito. Ma come sarebbe a dire? Io come sono? Ma lei è una bellissima signora. Su, via, si sbilanci un pochino di più, no? Sono bella o brutta? Oserei graziosa. Bella. Splendida. Grazie. Prego. E secondo lei quanti anni ho? Sull'età non sbaglio mai. 23. 23? Pure 24, 25, ma Comunque... E sembra possibile che io debba essere tradita da mio marito? Guardi, qui ho una corrispondenza equivoca fra mio marito e una donna sposata. Perbacco, non avrei mai creduto un uomo così serio. Io ho mancato, sì signore, ma perché ho mancato? Per picca, per ripicca e per puntiglio. Ah, ecco, per picca, per ripicca, per puntiglio. Signora mia, io ho capito bene il suo intento. Lei vorrebbe, con queste lettere, controbattere al marito. Però le ricordo che per la legge fascista il tradimento dell'uomo non giustifica quello della donna. E comunque lei ha fatto molto bene a informarmi. E se posso vedrò di aggiustare questa dolorosissima faccenda. Molto bene, mi raccomando. Bene, adesso vado a casa. La terrò informata io stesso. Oh, la ringrazio. Sa, io mi sposai per essere una donna onesta, ma quando dopo un anno di matrimonio veni a sapere del tradimento, decidi di ripagare mio marito con la stessa moneta, anche con uno brutto o vecchio. Poi incontrai il signor Albert. Albert, come si chiama Albert? Litzenberger. Sì, Albert Litzenberger. Pensato, oh che bel giovane, meglio con questo che mi piace pure, no? E questo è il mio dramma. Che dramma. Arrivederci. Va bene, vada. Di Zullian, avanti. Chiami il pazzo, Litzenberger. Sì. E mi porti un bicchiere di acqua e sambuco, gelata. Ho una sete tremenda oggi. Prima sono arrivate delle persone che chiedono di lei. E cosa aspetta a dirmelo? Domani? Chi sono? Non lo so. Mi faccia entrare. E il pazzo? Il pazzo dopo, di Giulia. No, entrano questi, il pazzo dopo. Allora il pazzo dopo, li chiamo. Ehi, lei? Quello con i piedi? Venga!
Arriva subito. Non si dimentichi l'acqua, mi raccomando. Va bene. Ah. Che c'è? Venite avanti, venite. Signor avanti. Lampetti, io vengo per il conto del proprietario del Grand Hotel Val di Fassa. Ieri nel nostro albergo si sono presentati certi morti di fame. Attenta tu, parla come parli! Ah, perché non è vero che siete morti di fame? Tu sei solo una cameriera, non ti devi permettere! Oh, sai che mi permetto perché il tuo capo non ha ragione! Ah, no, non ha ragione! Avete ragione voi, no? Ma io non qui sono un pubblico ufficiale! E cosa hai in casa? Ma sai che mi fare in casa? Che non trovi nulla da fare? Invece di fare salti in banchi. Basta. Ma ok, va bene. Ma deve smettere. La smetto. Ha portato l'acqua? Sì, grazie, mi sono proprio dissetato. Ma quella è l'acqua mia. Come si permette? Sono mortificato. Mamma mia. Di Julian, comandi? Mi porti un altro bicchiere d'acqua. Un altro? E la larga questo bicchiere. Va bene. Oh, dunque! Allora, ieri nel nostro hotel sono arrivati questi signori. Hanno preso due camere, poi hanno iniziato a fare il bucato. Questo chi è? È un altro nostro collega. E Michel? Dentro, si è rallentata la fascia tra i piedi, la sta sistemando. Bene, dunque? Insomma, noi siamo degli artisti e il signor Litzenberger ci ha ingaggiati per fare alcuni spettacoli. Mm. E in più ha garantito per il pagamento di queste due camere. Lo puoi negare? Ma adesso è impazzito! Ma non è mica colpa nostra se il signor Litzenberger ancora è così! Ma non mi interessa, il conto non basta, deve pagare voi, mi sembra indecente! Ma che faccio? Basta! Voi la dovete smettere! Non siamo nella piazza del paese! Questo è l'ufficio di un pubblico ufficiale! Basta! Va bene! Ma quello è il secondo! No, era il primo! No, ma si calmi! Quello là ha fatto così, offre Lampetti! Questo non è un bar, è una caserma! Cosa avete tutti siete? Siete fame anche! Anche fame! Di Julian! Fame. Comandi? Mi porti un altro bicchiere d'acqua! Un altro! Va bene, ma non credo di esagerare! Non è affar tuo! Va bene! Vai! E voi! Voi tre! Se uno prova a toccare quel bicchiere d'acqua! Io! Ti faccio fare la fine di Melanippo! Mi mangio la testa! Che capelli! E tutto! Anche i tuoi! Salve! Questo chi è? Un altro nostro collega! Venite uno alla volta, eh! Adesso siamo finiti! Meno male! Ma io la conosco! Ci siamo visti ieri in casa Locatin! L'ho riconosciuta dai piedi! Sì, venga, si accomodi almeno lei. Lo smenturato, si grazie. Bene, perché non mi reggo in piedi. Ecco, vedi? Il signor Lampetti è nostro amico. Ma che amico, stia zitto! Comunque devo dire che lei aveva ragione a dire che il signor Litzenberger non è pazzo. Poco fa è stata qui la signora, la moglie di Carlo, del dottore. La signora Bice. Mi ha portato delle lettere, una corrispondenza equivoca. E io spero con questa di costringere il conte ad addivenire a miti consigli. Non ci ho capito una parola. Ho parlato tedesco? No, lei ha parlato benissimo, ma deve essere una parola chiave, sa, senza la quale si perde tutto il concetto alato della sua loquela. Il concetto alato della sua loquela. Bisognerebbe capire qual è la parola che le è sfuggita. Bisognerebbe ricominciare dall'inizio. Ma è pazzo! Io non posso stare qua tutto il giorno, eh! Ma sa, ogni tanto facendo gli stessi gesti vengono anche le stesse parole. Oh mio Dio. Allora, io mi ricordo benissimo quello che ha detto. Lei si è seduto qua e io ho detto: poco fa è stata qui la moglie del conte con delle lettere del marito. Ah sì, questo me lo ricordo. Una corrispondenza equivoca. E
Eccola! Equivoca! Avevo capito equina! Equina! Ovina! Bovina! Gallina! Equivoca! Sicché mamma, il signor Carlo c'ha un amante! Sì! Ah, ma allora c'ha lo scheletro nell'armadio! Non può parlare il signor Carlo! Sicché il signor Albert sarà rilasciato! Ma insomma, il conto chi lo paga? Oh, mamma! Ma scusi, Sì, signor Litzenberger! Ha promesso che pagherà le stanze tra meno di un'ora, glielo mando e salterà il suo debito! Così la smette, chiaro? Di fare tafferulli! Oh, lo dice anche lui, così la smetterai di sbraitare! Ma io sbraito quando voglio, ma hai capito? Ma che sei tu per dirmi cosa devo fare? Basta! Ehi! Cosa sta facendo? Scusi? Quella è la mia acqua! È il terzo bicchiere! Non sono riuscito a bere un bicchiere d'acqua! Ecco! A chi la dà questa schifezza? Ma che schifezza? Perché io mi faccio lo shampoo una volta al mese? Vada! Tutti in sala d'attesa! E lei? Lei! Adesso chiamo questo Litzenberger, la faccio pagare, così la smette. Grazie. The Dullian! Comandi? Vuole un altro bicchiere d'acqua? No! Ne è passata la sete! Chiami Litzenberger! Lo chiami, per cortesia lo chiami. Pazzo? Sì, quello. Chiamate il l'affare, il coso. Basta, veloci. Che cavolo, vi ho detto di non spingere, anche voi, basta, io ho trovato questo occhio, vai, basta, spingere, basta, basta, e mi sta importunando, signore, basta, dopo un po' io guardo, anche lei, la smetta, ma sempre, sempre lei, con quella sua faccia così, smetta di spingermi, accidenti, sempre a spingere, qua io non ce la faccio più, Si accomodi. E stia calmo, basta, basta. Ah, io sono calmissimo. Tra poco la rimetterò in libertà. E la deve smettere, Oh. Cosa? No. Sì, certo. Ora, io avevo già predisposto il suo trasferimento. Sì, certo. E il suo trasporto per il manicomio. Questo doveva succedere, sì. Però è venuta una persona, della quale non faccio nomi, naturalmente. Non fa nomi, naturalmente. Mi ha spiegato come sono andati i fatti. Sì. E non c'è più bisogno di questo trasporto. Praticamente lei è libero. È contento, vero? No, signore, lei non ha capito una cosa? Io me ne sono pazzo! Lei non è pazzo! Basta! Io sono veramente pazzo! Lei non è pazzo, io la devo liberare! No, io sono veramente pazzo, perché poi magari io sai che non può succedere, perché uno è pazzo, quindi va pazzo, va in strada, ammazza qualcuno e poi non sono io responsabile, ma lei è responsabile, perché io sono veramente pazzo! Sì! Lei non è pazzo. Io sì che sono pazzo! Ah sì! Sì! Quello che ho detto anch'io! Lei è pazzo! Tantissimo! Allora andrà subito in manicomio! Grazie! Caro! Di Dullian! Ma che schifo! Ma cosa c'è? Non serve urlare così, Cosa vuole lei? Mi ha chiamato. Non ho chiamato lei. Non sto capendo. Venga di qua e devo parlare. Oh, la sedia, mamma mia. Signor Lampetti, non distrugga il suo ufficio. Ma cosa ci avete messo dentro qua? Questa giornata. Signor Albert. Fa schifo quest'acqua, tra parentesi. Ma perché gridavate, Il signor Lampetti mi voleva mettere in libertà prima. Non è una bella cosa, no? Ma lei, ma guarda... Se mi metto in libertà, cosa succede, signor Michel? Arriva il signor Carlo, tira fuori la sua rivolta e mi spara! Ma guardi che poco fa, qua la signora Beach, Cosa? Sì. La signora Beach! Lo dice a me e non lo dice a lui. Non ha detto niente. No, mi ha detto niente, ha detto non faccio nomi. È stata qua e ha portato una corrispondenza. Una corrispondenza? Oh, una corrispondenza? Una corrispondenza? Equivoca. Io avevo capito equina. Non che me ne importi. Però la parola giusta è equivoca. Non è che mi importi particolarmente. Insomma, tra il dottor Carlo e una donna sposata. Quel Carlo?
Sì, cioè, quindi sì. Il signor Carlo ha un amante. Il signor Carlo ha un amante, magari questo amante ha un altro marito. E scoppia la guerra degli amanti. Una guerra europea. Ma è fantastico, signore! C'è una notizia meravigliosa! Il signor Carlo non può sparare! Mi ammazza! C'è lo scheletro nell'armadio! Non posso andarmene via! Ma sì, lei c'è una cosa meravigliosa! Sì, però faccia piano! Cosa? Ah, ancora così! Allora siamo intesi, conducetelo via! No, aspetti, signor... Guardie! Signor Lampetti? Dove mi... Ah, aspetta! Dove mi volete portare? Al manicomio! No, io non sono pazzo, signor Lampetti! Adesso ricominciamo, vuoi vedere che il pazzo sono io, ma dai, un attimo fa mi volevate mettere in libertà, signor Lampetti! Prima! Prima! Però... Poi... Lei... E non faccia ha sì, detto... Lei. Che pazzo! E io non la posso rimettere in libertà, perché se lei per la strada ammazza qualcuno, poi è responsabile... Sono io! Ma le pare che possa ammazzare qualcuno? Ma dai, ma signor Lampetti, io... Comunque adesso è tardi. Adesso segua le guardie. E poi si vedrà. No, aspetta, Daniela! No, io non sono fatto! Ho saputo che poco fa è venuta qui mia moglie. E vorrei sapere perché. Adesso gli dite quella cosetta. Ma come si permette? Stia lontano. Le lettere. Sì, ci penso io. Ti accalmo. Ti sposti. Benissimo. Lei giunge a proposito. La sua signora è venuta qua poco fa per dirmi che ha voluto punirvi con questa finzione per come l'avete tradita. Tradita? Io? Sicuro? Ho le prove. Sicuro? E ringrazi questo povero giovanotto. Mi ringrazi. Che si è prestato per questa finzione. No. Per farle assaporare la sensazione tremenda del tradimento. Capisci? Avrei dovuto farlo veramente. E invece hanno avuto solo la sensazione. Ma cosa fa? Metta via. Ma così dietro il cappello non si vedono? No, adesso basta. Queste sono tutte frottole. Io non ho mai tradito mia moglie. Silenzio! Non le conviene più negare. Ecco la prova! Una corrispondenza tutta galante, dottore? No, galante! Come no? Ma cosa fa? Scusi. Cosa ho detto? Dio, mi perdoni. Che cosa? Ah, ha detto galante, insomma. E allora? Doveva dire equivoca, no? Ma perché? Non è la stessa cosa? Ma no, uno si aspetta equivoca, essere galante non è proprio la stessa. Una corrispondenza equivoca! Va bene? E qui. Parli, traditore! Dai, parli, signor Carlo, la prego, parli. Io... Dai. Io? Lei chi? Lei? No, seriamente. Io ero anche più coordinato tra l'estero, ero molto più bravo. Oh, dai, lasciatemi. Oh, signor Lampetti, sono libero adesso? Sì, vada, per l'amor di Dio. E si comporti un po' più seriamente. Oh, ma venire. Certo, non si preoccupi, i miei rispetti, signor. Ah, oh. Signor Di Zulian, voi due, prego. Spingete, grazie. Vince! Vince! Ma insomma... Mamma il mia! Il conto... E basta, eh! Oddio, chiamate il signor Lampetti! Subito dove andiamo! Dove va? Come si permette di dare ordini nel mio ufficio? Il signor Albert deve pagare le stanze. Il signor Albert, questa storia comincia a seccarmi. Lo paghi lei il conto! Il conto? Io lo devo pagare! Lei! Io! Lei! Io. Altrimenti la faccio arrestare. Oh. Io? Lei? Io! Io? Io ben, sì, insomma, ecco. Io beh? Oh mio Dio!